Ciao a tutti. Per la buona riuscita di un restauro, anche la forcella ha bisogno delle sue cure, va completamente revisionata, anche perché se volessimo verniciarla, questa va completamente smontata. E in questo video vi farò appunto vedere come ridurla in tutti i suoi minimi termini. Iniziamo a rimuovere il tamburo, quindi togliamo questo coperchietto. E sotto troviamo questa coppiglia e il dado che ora andremo ad allentare. Una volta raddrizzata questa coppiglia, con l'aiuto magari di un cacciaspine, la mandiamo fuori. Rimuoviamo il dado. Togliamo quindi il tamburo, attenzione a questo spessore, e il suo dado. Togliere tutto l'impianto frenante è una cosa che possiamo fare anche dopo. Comunque io ve lo faccio vedere adesso appunto per praticità. Quindi, come il freno posteriore, andiamo prima a rimuovere questa molletta. Andiamo a togliere questa molletta, andiamo a togliere le ganasce del freno facendo leva magari con un cacciavite. Quindi facciamo leva sotto le nostre ganasce. Fino ad estrarle. Una e poi l'altra. Naturalmente, se si fa fatica a togliere, andiamo a dare dello sbloccante su questo perno e poi continuiamo. Ecco. Anche queste, se sono rovinate, andranno sostituite. Rimuoviamo il paroglio. Ora giriamo la forcella dall'altra parte e iniziamo a togliere questo coperchio e andiamo a rimuovere l'ammortizzatore. Quindi togliamo prima questo. Andiamo ad allentare questi dadi e andiamo a togliere l'ammortizzatore. Iniziamo ad allentare. Tenete tutti gli spessori, mi raccomando. Sotto questa scatolina, chiamiamola così, troveremo un O-ring che naturalmente, se rovinato, come in questo caso, andrà sostituito. Ora rimuoviamo il dado dell'ammortizzatore. Come vi avevo già spiegato, nel caso fosse molto arrugginito e facciamo fatica a toglierlo, innanzitutto, prima di tutto, lubrifichiamo e poi al limite con una pinza andiamo a bloccare in questo modo e nel frattempo cominciamo a svitare il dado. Quindi iniziamo ad allentare. Tolto il nostro dado, abbiamo questa ranella e subito sotto abbiamo il primo gommino e ne troveremo un altro uguale nella parte sotto dall'altra parte dell'ammortizzatore. Ora non ci resta che cominciare a fare leva in questo modo e a togliere l'ammortizzatore. Per agevolare l'estrazione dell'ammortizzatore ho mandato giù un po' anche il mozzo in questo modo. Iniziamo a togliere l'ammortizzatore.
Quindi togliamo il mozzo. Togliamo l'ingrassatore. In questa parte della forcella troviamo due cuscinetti a rulli, uno da questa parte e uno dall'altra. Se volete cimentarvi nell'impresa di toglierli, vi procurate il stesso sistema della barra filettata, un bullone con una ranella che sia grande esatto come il nostro cuscinetto. Dall'altra parte metteremo un tampone che riesca a ospitare il nostro cuscinetto e con un dado andiamo a serrare e il nostro cuscinetto verrà estratto. Riprendiamo ancora il nostro mozzo, andiamo a togliere il leveraggio del freno, iniziamo a togliere queste viti che alloggia l'ingranaggio del contachilometri. Togliamo il nostro registro che naturalmente metteremo nuovo. Togliamo la nostra protezione in gomma. E arrivati a questo punto lo smontaggio sarebbe finito. Per chi invece volesse procedere nel revisionare anche questo componente, all'interno c'è un cuscinetto, allora andiamo a allentare questo dado e andiamo a estrarre il perno e al suo interno troviamo dei cuscinetti. Per allentare questo dado, a differenza degli altri dadi normali, per allentarlo dobbiamo impostare la chiave come se volessimo tirarlo, quindi in questo modo. Quindi ecco, procedo ad avvitare per svitare questo dado. All'interno troviamo questo siger e lo togliamo. Ora con un punzone di materiale tenero andiamo ad espellere il nostro perno ruota. Questo è il primo cuscinetto che troviamo e naturalmente poi andrà estratto. E dove c'è tutto questo grasso, vedete, ce n'è veramente tanto, che andrà rimosso e poi una volta assemblato il tutto, una volta finito il restauro, andrà ripristinato, quindi messo grasso nuovo. Troviamo un altro cuscinetto e ora lo andiamo a estrarre. Per estrarre l'altro cuscinetto, come potete notare, all'interno del mozzo troviamo questa ghiera. Va svitata e poi, spingendo da questa parte il cuscinetto, lo facciamo venire fuori da questa parte. Per far girare questa ghiera dovete improvvisare un ferro come questo. A un bullone attaccate alle estremità un pezzo di ferro e lo andiamo a inserire nella sede della ghiera. E andiamo a svitare. Anche questa ghiera, per svitarla, dobbiamo avvitare. Quindi, con forza, andiamo a svitare in questo modo. Ecco la ghiera una volta svitata. Come avete visto, proprio un pezzo di ferro improvvisato appunto per togliere questa ghiera. Quindi, una volta tolta la ghiera, non ci rimane che buttare fuori il cuscinetto in questo modo, sempre con un perno. Ed ecco estratto anche l'altro cuscinetto.
Come ripeto, questa è una procedura da fare proprio in casi estremi. Come avete visto, è una cosa molto laboriosa da fare, proprio fatelo in casi eccezionali. Ci rimane un'ultima cosa, se proprio volete esagerare, è sufficiente rimuovere questi ribattini, 1, 2, 3, li andate a limare e potete togliere benissimo anche questo piatto in lamiera, questo parapolvere. Anche questa guida spero che vi sia stata d'aiuto, non mi resta che salutarvi e ci vediamo in un prossimo video.